non più usati onori, aurei e cortesi spingono Castro il piede ai tuoi contorni. Sol testus vergo per i lucenti arnesi, premo le membra a vendicar gli scorni. I magnanimi spirti, a torto offesi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo, nel flagel più grave fondo, giuro atterrare il mondo. Provarte forza e più arrogante che verte sol verso i terreni chiostri. Forza tra di cor, volta le piante, ed è il suo sangue il suo terreno nostro. Ogni patto con rischio, e da qui avanti resto le sfoglie dei correnti nostri. Raccontiamo più corpo, giusta vendetta, con il suo morte, che tra le ruine aspetta. Oggi vedrai, se il nuovo campo scendi, se il tuo folle vantarsi all'opera uguale. Prendi quell'astra, e fra due strage apprendi l'armi d'un falso ardito, quanto si affrano. Andati, puta grana, e solo attenti da troppo radamano, piaghe mortali. Non più parole ormai, può vendicarmi? Al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi! Proprio dove stiamo camminando ci sarebbe dovuta essere la Lizza, ma come sappiamo anche per questa edizione di giugno dovremmo stare digiuni di giostra, sperando insomma che a settembre la manifestazione possa tornare. Ma noi abbiamo fatto, siamo già alla seconda puntata, un giro nei quartieri proprio per raccontare, ma perché no, anche questo anno di pandemia, perché anche loro avranno sicuramente sofferto, sono comunque rimasti ad allenarsi, insomma stringendo davvero con l'anima e con i denti, insomma, questo periodo, facendo allenare ovviamente i cavalli, perché poi c'è anche una questione legata agli animali che ovviamente non potevano rimanere fermi. Dove ci porti? Questa volta si va a San Laurentino, o meglio nel quartiere di Porta del Foro, un quartiere veramente bellissimo come tutti gli altri. Del resto c'è tanta storia da raccontare, vedremo anche chi sono i giostatori che si stanno allenando, ritroveremo il rettore che tra l'altro, tanto per dire, è stato quello
E l'architetto Felici è stato quello che ha avuto l'idea, insieme al professor Luca Berti, di sostituire le bandiere con gli scudi delle araldici, delle casate qui in Piazza Grande. Quindi insomma tante curiosità, alcune delle quali devo dire la sincera verità nemmeno io conoscevo, ma io non sono un'esperta di giostra, la nostra emittente però gli ha dato sempre tanto spazio e continuerà sicuramente a farlo. Tra l'altro chiuderemo queste trasmissioni con l'ultima vittoria di ogni quartiere, quindi insomma comunque sia parleremo di una giostra giocata e vissuta comunque, anche se lo sappiamo, insomma, dovremmo attendere qualche mese. Quindi sigla e andiamo nel quartiere di Porta San Laurentino. Bei Bar in via Sette Ponti ad Arezzo, ti aspettiamo per la tua colazione da asporto e poi puoi prenotare da noi il tuo pranzo. Siamo aperti da lunedì al sabato. Ti aspettiamo in via Sette Ponti 41 ad Arezzo. Prenota il tuo pranzo, cucina tipica toscana e anche di pesce. Noi siamo sempre qui per te. La connessione si inceppa? L'assistenza ti prende a pesci in faccia? Butta via tutto e passa a Speedy, la vera connessione a banda larga. La connessione più veloce e affidabile del territorio. Scegli la competenza, la passione, la cortesia. Scegli la nostra rete proprietaria realizzata dai veri professionisti toscani della banda larga. Visita il sito www.speedy.it o vieni a trovarci in via Chiarini ad Arezzo. Speedy, finalmente internet ovunque, ultraveloce e stabile, e la wifi è inclusa nel prezzo. Ti ringraziamo perché da oltre 30 anni continui a preferire la Torretta, il ristorante pizzeria nella zona industriale di San Zeno ad Arezzo, dove continuiamo ad accoglierti nella massima sicurezza sia all'interno che all'esterno. Per farti gustare la nostra cucina casalinga fatta di ingredienti sani e genuini, lavorati sapientemente dalla nostra cucina, o la grande varietà delle nostre pizze. La Torretta, ristorante pizzeria nella zona industriale di San Zeno ad Arezzo, con un motivo in più per sceglierci. Il servizio a domicilio per aziende e privati, basta uno squillo. Allo 0575 998426, e la Torretta è al tuo servizio. Ci troviamo in uno dei luoghi più suggestivi della città di Arezzo, del centro storico di Arezzo. Stiamo qui accanto alla Chimera, bronzo etrusco, questa è naturalmente una copia, all'interno di Porta San Laurentino. Una porta storica, una porta che guarda verso Firenze e porta fino alla sommità della nostra città. Perché siamo qui? Perché siamo a far visita in uno dei quartieri più belli di questa città. Sono belli tutti, per carità. Il colore è giallo cremisi, le bandiere ne sono la testimonianza. Qui in alto c'è la sede di questo quartiere che ha vinto ben 27 lance d'oro. Abbiamo cominciato dalla Chimera perché pochi sanno che proprio in questo bastione qui accanto a noi è stato ritrovato questo bronzo etrusco, e questo è il simbolo di questo quartiere. Ma noi non andremo quest'oggi in questa sede, ma andremo dal vivo a vedere che cosa fanno i protagonisti di questo quartiere. E
E allora ci siamo spostati di 5 km e mezzo più o meno dalla sede di Porta San Laurentino, quindi da Porta del Foro, e siamo nei pressi di Antria. Questo è il quartier generale per quello che riguarda gli allenamenti, per quello che riguarda i cavalli, le scuderie, tutto quello che ci interessa dal vivo per fare una buona giostra. E incontriamo quello che è poi il responsabile tecnico del quartiere, che è di solito il capitano. Dante Nocentini, buonasera, e ovviamente siamo qui a lavorare nonostante tutto è fermo con questa emergenza sanitaria. Sì, buonasera. Noi siamo fiduciosi che si superi questo momento e che si possa fare una giostra. Per cui ci prepariamo e vogliamo arrivare all'appuntamento che quando sarà sarà, però dobbiamo essere in forma. Ecco, bisogna essere in forma. Viaggiate un po' sulle ali dell'entusiasmo del 2019, di giugno 2019, che ha interrotto un digiuno lunghissimo. Avreste voluto sicuramente proseguire questo sull'onda di questo entusiasmo, però purtroppo questa emergenza sanitaria ha impedito il proseguo di questo percorso. Sì, chiaramente se noi avessimo potuto proseguire quell'entusiasmo, quella carica che avevamo, sarebbe stata una marcia in più. Però siccome noi non siamo arrivati lì per caso, ma perché abbiamo lavorato sodo e abbiamo investito tempo su delle persone che stanno crescendo, siamo comunque fiduciosi di fare una buona figura anche la prossima giostra. Allora, quindi siamo già al lavoro, i ragazzi si allenano e i ragazzi naturalmente sono giostratori che non hanno smesso o comunque hanno soltanto un po' rallentato l'allenamento. Sì, purtroppo gli allenamenti devono essere fatti individuali rispettando quelle che sono le norme che ci danno per il Covid. Comunque i ragazzi montano, si preparano e sono sempre preparati, sono qui. È l'esordio in piazza che manca, perché capitano è come un allenatore di calcio, ha voglia di vedere sul campo i risultati. Certo, chiaramente vorrei che vedere se si riesce a trasmettere quello che si fa sul nostro campo in piazza lungo la Lizza. Sfiducioso, insomma, che si riporti quello che viene fatto qui lì. Bene, e credo che questo sia un ambiente veramente bello e favorevole per i tuoi ragazzi, che ti chiedo di presentarci. Allora, i nostri ragazzi si trovano in questo momento là, partiamo dai titolari, andiamo in senso antiorario. Abbiamo Davide Parsi, Gabriele Innocenti con la mascherina bianca, Gabelli Roberto e Francesco Rossi che si trova lì a sinistra. Ecco, dici un po' dacci un aggettivo per descriverli un po' questi ragazzi. Però ognuno di loro, dai. Vediamo se ti mettiamo in difficoltà. Allora, per non essere messo in difficoltà, io ti dico subito che ce n'è uno che si è avvicinato. Non lo inquadriamo perché chiaramente c'è quello che vuole apparire di più, quello che si vuole mettere in mostra, quello che diciamo un pochino più sornione, quello invece più espansivo, quello più esuberante. Comunque sono tutti e quattro ragazzi che si impegnano moltissimo e sacrificano tanto del loro tempo libero per questa manifestazione, perché al di fuori di quello che magari può pensare qualcuno, con questa manifestazione non è che ci si guadagna, ci si rimette solamente tutti quanti, per cui ci vuole tanta, tanta passione che questi ragazzi per fortuna hanno. È quello che stiamo preparando è la giostra di settembre, perché tanto a giugno si è già detto che non si correrà. Ma non si corre a giugno. Io vorrei ricordare, e in questo momento lo ricordo, che il 7 di agosto ricorre il 90° anniversario della giostra del Saracino, per cui indipendentemente da quello che succederà, secondo me avrei già deciso questa data. Poi che si faccia o che non si faccia, quello si vede dal momento in cui andrà questa situazione, però io avrei perlomeno fissato due date, visto che l'anno scorso non è stata fatta nemmeno una, io
Che probabilità c'è che ci possa fare? Ma da quello che si è sentito, il comune sarebbe intenzionato a fare due giostre. Io non sono molto favorevole per farla il 28, l'ultimo di agosto, perché una settimana vicino dall'altra, secondo me, la giostra viene sminuita. Però è una tradizione che ci porteremmo, riprenderemmo da qualche anno fa, quando veniva fatta una settimana prima della prima di settembre. Sì, ora io non vorrei essere polemico, per carità. No, ma se sei polemico va bene lo stesso. Però noi bisogna uscire dal concetto che bisogna fare due giostre ravvicinate perché si risparmia i soldi del montaggio delle tribune. Il Saracino deve essere l'immagine di Arezzo, per cui l'amministrazione dovrebbe investire di più in questa immagine, perché è quello che noi si trasmette. Voi vi immaginate un quartiere che vince, dopo sei giorni si rifà il Saracino e non ha vinto niente, perché tutti se lo dimenticano e si ricordano quello che ha vinto l'ultima volta. Ma infatti qualcuno ha pensato, dice, ma magari potremmo evitare il montaggio delle tribune mettendo delle sedie distanziate come pubblico eventualmente che possa in maniera minore poter essere presente in piazza. Sì, ora cioè io non voglio entrare in questo argomento approfondimento, però secondo me il Saracino non bisogna immaginarlo come un costo, ma un investimento pubblicitario da parte della città per il resto, per far conoscerci. Va bene, Dante. Ora, praticamente più o meno quanto tempo dedicate all'allenamento, alla preparazione qui alle scuderie? Ma i ragazzi montano, ognuno monta individualmente, cioè muove, allena il proprio cavallo due volte a settimana e tutti e due i cavalli che hanno li montano, per cui montano quattro cavalli praticamente a settimana. In più poi fanno un allenamento con l'istruttore che gli dice insomma i vari movimenti da fare. E allora abbiamo due giovani ragazzi che faccio presentare direttamente a loro, perché loro sono le riserve del quartiere di Porta del Foro, ma come tante riserve poi sono diventate, sono passati agli onori della cronaca per diventare giostatori titolari e vittoriosi. Ora ovviamente si sa che la scaramanzia nel Saracino ci sta e quindi non andiamo a approfondire nulla, li lascio parlare direttamente. Tu sei? Gabelli Roberto. Francesco Rossi. Ecco, allora, il vostro curriculum giostresco? A oggi una vittoria, una corsa 6, 5, 6. Di prove generali. Sì, di prove generali. E ne ho vinta una, con Gabriele, l'Innocenti. Età, la tua? 34. E da quando è che monti a cavallo e quindi hai cominciato a sentire la passione per la giostra? No, vabbè, la passione per la giostra ci sono nato, letteralmente, perché con parenti e cose ho sempre vissuto il mondo della giostra. E poi che monta a cavallo è da quando ho circa 15-16 anni. Poi, ecco, mi sono avvicinato a livello, diciamo, agonistico nel Saracino intorno ai 23-24 anni. Ecco, quindi alla fine dei risultati ci sono stati, quindi anche una bella soddisfazione per te, sì, sì. Per il tuo quartiere anche. Sì, sì, no, è stato duro, è stata una lunga gavetta e poi sono state soddisfazioni. Una vittoria? 2000, che era? 18? Lui è il taccuino di tutti. 2018. Sì. Ah, tu tieni tutti i numeri sotto controllo? Sì, no, è appunto la passione per la giostra mi porta anche a questo, insomma. Poi purtroppo in quella prova generale feci carriera lenta e allora gli consegnai la vittoria direttamente a loro, che io all'epoca ero un portatore da Sant'Andrea, quindi purtroppo con la mia carriera lenta ho fatto vincere il mio attuale compagno. Però. Vabbè, poi tanto sei arrivato qui, quindi non c'è da pentirsi. Dacci anche tu le informazioni riguardo appunto il tuo curriculum giostresco. Allora, io ho iniziato a montare a cavallo nel 2001, quindi sono già 20 anni quest'anno che monto a cavallo, quindi avevo 9 anni. E la passione per la giostra c'è stata sempre fin da piccolo, perché comunque l'ho sempre vissuta a pieno. E poi c'è stata la proposta, diciamo così, di Porta Sant'Andrea, che io nasco, diciamo così, quartierista di Porta Sant'Andrea, ho cresciuto a Porta Sant'Andrea e quindi ho iniziato i primi passi con loro nel 2008, ho corso 19 provacce, quindi prove generali insomma,
E ne ho vinte 4 in coppia con Mauro Fiantini, tutte per Porta Sant'Andrea. E dal 2019, quindi ho corso solo 2 prove generali con lui, purtroppo poi siamo stati bloccati da questo virus letale. Ecco ragazzi, i cavalli che montate sono i vostri, sono, ve li ha proposti di quartiere, li avete cercati voi, come li avete scelti? Cioè io. Allora, i cavalli sono tutti sia i miei che i suoi di proprietà. E io i cavalli, per l'appunto, ho 2 cavalli esordienti, lei è l'ultima che ho preso, che è, l'ho presa a novembre. E stanno venendo su bene, hanno bisogno di esperienza, di lavorare. Poi c'ho il mio Oliver che ha esordito in piazza, non in prova generale, e niente, procede il lavoro, vediamo chi viene meglio avanti, e poi, essendo esordienti tutti e due, sceglieremo il soggetto migliore, ecco. Sì, io a differenza sua, diciamo, c'ho un cavallo un pochino più esperto, nel senso che ho già corso 4 prove generali, e quindi diciamo è un pochino più, appunto, esperto rispetto ai suoi, ma perché comunque ha già esordito, ecco, niente, non per altro, insomma. Poi ho acquistato quest'anno una cavalla nuova, insomma, un appoggio a lui, appunto, proprio perché comunque per fare questo sport, diciamo così, insomma, per essere in forma e sempre presenti e pronti a tutte le eventualità, ci vogliono comunque più cavalcature, non solo una, purtroppo, quindi abbiamo incrementato il parco cavalli, ecco. Sono passati 2 anni, cosa ti ricordi di quel giorno in piazza? Mi ricordo tante cose belle, tante sensazioni che mancano veramente troppo, perché quello che ti riesce a dare la giostra, il giorno della giostra del Saracino, non solo il giorno della giostra, anche l'approccio, la settimana delle prove, la settimana del quartierista, diciamo il mondo giostra, le emozioni, le sensazioni che riescono a darti sono indescrivibili per un giostratore, credo. Sì, poi tra l'altro per te è stato veramente speciale quel giorno. Qual è stata l'emozione, ecco, qual è stata la cronologia dei momenti di quella giostra? Facciamola rivisitare un po' questa giostra, visto che è stata la penultima che si è svolta. Allora, la cronologia della giostra di giugno, quella che abbiamo vinto, per quanto riguarda me, diciamo, è partita dalla sera quando sono tornato a casa dopo la scena propiziatoria. Che diciamo, ho vissuto la mia cena propiziatoria, ovviamente caricato e motivato dai miei quartieristi. Dopo torni a casa e lì ti rilassi, arriva il momento di relax, di pensiero a quello che sarà poi il giorno dopo. E diciamo, sono andato a letto molto positivo, ecco. Sapevi già se tiravi per primo o per secondo? Diciamo che un'idea ce l'avevamo, però ecco, la certezza no. Poi quando c'è stata la decisione per la sequenza dei tiri? Diciamo che la decisione è stata presa il giorno dopo e ce l'hanno comunicato ufficialmente prima di andare al quartiere per prepararsi, per andare al quartiere che, insomma, per andare poi in giostra. Prima di partire da qui ci è stato comunicato come sarebbero state svolte le carriere e dopo da lì, diciamo, è un susseguirsi di emozioni che poi per un giostratore, quando entri dal cancello di Borgunto con il cavallo per fare la carriera d'ingresso, per quello che riguarda me, è lì dopo stacchi, smetti di vivere queste emozioni e devi concentrarti poi su quello che vai a fare. Il primo giro di carriera era andato bene, eravate già in testa, bastava un 4 per vincere la giostra del Saracino, poi quei disturbi alla carriera e quindi e lì è cambiato un po' tutto. Diciamo la carriera è stata disturbata seriamente a Gabriele. Io, ecco, dopo è stato bravo nel ripercorrere la carriera e ha avuto la freddezza giusta per andare a colpire il 5 in una situazione che non era facile. Dopo, ovviamente, anche la giostra insegna che per vincerla ci vuole anche che tutto vada come deve andare, perché c'è una buona dose di bravura, ma allo stesso tempo bisogna essere anche un po' fortunati quella sera lì. Il destino ha voluto che mi ritrovassi in mano la lancia che ci serviva a vincere, e bastava serviva un 4 in quella situazione lì, una situazione molto difficile, perché comunque il quartiere di Porta del Foro non rivinceva da 12 anni, e quindi allo stesso tempo ritrovarsi in mano una lancia
che poteva sembrare comunque un tiro facile, diciamo che è come quando ti trovi davanti alla porta vuota e dici vabbè, faccio go, però magari se non stai attento la butti sopra la traversa. Quindi diciamo lì mi dico di che sono stato bravo, perché sono riuscito a mantenere la freddezza giusta che mi permettesse di svolgere quel tiro e di riportare il quartiere alla vittoria. Tu monti quale cavallo? Io ho 3 cavalli in scuderia, e ho la cavalla titolare che ha corso già 2 volte il Saracino, ho una cavallina più giovane che si chiama... Poi devi fare anche i nomi, La cavalla titolare si chiama Grace Colner, però è soprannominata Chicca per gli amici, diciamo. Queen è una cavalla di riserva, e ho un'altra cavalla che ho corso diverse prove generali, si chiama Nonna Isa, che è una cavalla che è da qualche anno che ho in scuderia. Chi hai usato per invece la vittoria di giugno? Del 2019? È stata Grace Colner, con cui ho vinto anche 4 prove generali. Quindi insomma una garanzia per te? È stata una scommessa che dalla prima volta è andata bene e ha portato fortuna fino a ora, insomma. Te l'hanno suggerita o è tu il cavallo e l'hai cercato e la vuole vincere con quelle caratteristiche? I cavalli sono tutti di mia proprietà e è stata una scommessa, era una cavalla che era... in un maneggio, era stata scartata per fare lezione a ragazzi, e ho provato a prenderla, a investirci del tempo, e con il lavoro è venuto fuori un buon cavallo da giostra. Fantastico, una cavalla scartata è diventata poi una vittoriosa in giostra. Sì. A volte sono fortune della vita, magari ti capita l'occasione senza che te l'aspetti e è quella giusta. Quindi risponde anche abbastanza bene di fronte al pubblico, nella velocità e anche ai tuoi comandi. È una cavalla che ha un buon sangue, quindi è una cavalla che un pochino si accende, però è una cavalla che si fa gestire bene da chi la monta, e quindi con il binomio che abbiamo creato viene fuori un buon lavoro. Nell'ultima giostra della vittoria sei stato disturbato e come avete vissuto quei momenti abbastanza concitati? Allora, nell'immediato è stato quasi tutto, cioè si rendeva poco conto all'inizio come siamo arrivati sotto le logge. Io ho sentito soltanto il cavallo che faceva un grosso spostamento da sopra, e poi l'impatto è stato devastante perché il cavallo accelerato e ho perso la lancia. Lì è stato importante il lavoro di tutto lo staff tecnico del quartiere, gli allenatori e gli addetti alle logge, che hanno cercato di tenerti tranquillo, di tenerti concentrato, perché si sapeva che sarebbe stata ripetuta la carriera e non sarebbe stato semplice. Quindi sei riuscito a mantenere anche tu, oltre alle emotività del cavallo, sei riuscito anche a tenere sangue freddo e poi a colpire quel 5, che poi è stato quello a dare alla fin fine la vittoria. Sì, oltre che io, soprattutto è stata la fortuna che il cavallo era preparato bene e ha reagito bene, perché il problema che si poteva porre era che il cavallo reagisse come nella carriera precedente, facendo uno scarto. Invece il cavallo è stato perfetto e mi ha dato la possibilità di pensare solo al tiro e realizzare un sogno per me, per il mio compagno, per tutto il quartiere e tutto lo staff che ci segue tutto un anno. Roberto Felici, rettore del quartiere del Porta del Foro, la tua è un'eredità importante da rettore, ormai lo sai da qualche anno. Il papà, il babbo, è stato un grande maestro e soprattutto ha inanellato diversi successi nel passato. Che cosa ti ha trasmesso nella sua carriera giostresca Giancarlo Felici? Chiaramente l'eredità quartieristica di mio padre è un'eredità enorme, è un'eredità pesante, perché quello che ha fatto lui a Porta del Foro è scritto a lettere chiare ed indelebili, no? A me ha lasciato innanzitutto la passione per la giostra e la passione per il quartiere di Porta del Foro, perché prima che mio padre diventasse rettore io seguivo, ero un appassionato di giostra, ma non ero un assiduo frequentatore del quartiere. Da quando lui poi diventò rettore nel 1990, allora io ho cominciato a frequentare e lì mi è entrata proprio sotto la pelle la passione per la giostra, quindi è una cosa della quale non farei mai a meno. Per quello che riguarda la gestione del quartiere, lui è stato un innovatore, è stato un precursore, ha aperto il quartiere verso la città
con iniziative che andavano a vantaggio di tutta la città e non solo del quartiere. E questo per me è stata una cosa veramente importante che noi in questi 3 anni abbiamo cercato di perseguire, vuoi con attività di volontariato proprio rivolte a alcune componenti della città, vuoi per un impegno anche, diciamo, sociale verso il territorio che secondo me dovrebbe diventare una caratteristica precipua di tutti i quartieri della giostra. Mancando le attività di circolo, mancando le attività di quartiere, ovviamente si bisogna arrabattarsi come si può. Sì, i quartieri tutti sanno che si autofinanziano con le proprie attività e con il tesseramento dei soci. In questo momento l'unica voce di entrate è quella del tesseramento dei soci, che è marginale rispetto a un bilancio del quartiere. Quindi siamo effettivamente in grande difficoltà dal punto di vista economico, perché l'avete visto, l'avete documentato, insomma l'attività tecnica non si è fermata, quindi i cavalli vanno accuditi, i giostratori vanno compensati per il lavoro che fanno comunque, così come il preparatore, e le spese fisse delle strutture comunque corrono anche in momento di inattività, quindi le uscite ci sono e le entrate in questo momento non ci sono. Io mi auguro che l'amministrazione comunale, vista l'importanza della giostra, riesca a ritrovare nelle pieghe del bilancio un ristoro. Ora questa parola va grandemente di moda, no? Un ristoro per i quartieri della giostra, per questo momento veramente difficile, perché alla fine i quartieri sono gli attori della nostra manifestazione più importante della città e quindi spero veramente che si riesca a arrivare in fondo all'annata in maniera serena dal punto di vista economico. Ci troviamo alle scuderie, alle vostre scuderie, dove cavalli, giostatori, come hai detto tu, sono un costo. Più o meno quanto investe, quanto spende un quartiere per riuscire a sbarcare il lunario in un anno solare? No, dunque, allora le cifre sono chiaramente oscillanti e non vorrei parlare di numeri, no? Però consideriamo che questi ragazzi sono veramente dei semiprofessionisti e soprattutto hanno cavalli che vanno mantenuti, quindi i costi ci sono, i costi sono comunque alti. Chiaramente in un anno senza giostra sono minori rispetto a un anno con la giostra, ma nell'anno con le giostre il quartiere, facendo la propria attività, incassa cifre che consentono di far fronte a queste spese. Nel periodo in cui queste entrate non ci sono, è evidente che pur contraendo le uscite è difficile riuscire a pareggiare il bilancio in fondo all'anno. Una cosa è certa, per noi la correremo anche domani, ne correremo 5 o 6 di fila per quanto ci manca la giostra, in una settimana la faremo anche tutti i giorni la giostra. È chiaro che non dipende dai quartieri, non dipende dai rettori, dipende da un'organizzazione superiore che credo che si dovrà mettere in moto al più presto, quantomeno per fissare dei paletti per quello che dicevi te, cioè stabilire quali sono le caratteristiche che la manifestazione dovrà avere pur non in forma completa. Ecco, questo credo che sia basilare, e sia basilare farlo il prima possibile. Qualche tuo collega diceva, sottolineava il fatto anche che ci devono essere anche le attività di quartiere, se no come si fa? Si va in perdita e non si riesce a compensare con le spese. Sì, questo è un ragionamento che sposo in pieno, cioè affrontare la giostra, perché ricordiamoci che il giorno della giostra è il culmine, l'apice di un crescendo che viene da una decina di giorni prima, no? Cioè i quartieri cominciano a muoversi, cominciano a fare le attività, cominciano a fare le feste, avvengono le manifestazioni collaterali e la domenica o il sabato in notturna c'è l'apice di tutto questo processo di crescita. Quindi fare solo la giostra senza proprio niente prima è una cosa che sarebbe controproducente per la manifestazione, secondo me.
Io Roberto ti ringrazio, ovviamente in bocca al lupo, gli auguri, tutto quello che è di bene si può augurare e te lo faccio per tutto il quartiere, per tutti i ragazzi che ruotano intorno, le scuderie ma anche le persone che sono a quartiere, le donne, i consiglieri e tutto quanto. Vuoi ricordare qualcuno prima di chiudere? No, ringrazio veramente tutte le componenti del quartiere che hanno lavorato così tanto anche in questi periodi così difficili, tutto il consiglio che si è dato veramente tanto da fare, il comitato giovanile, il gruppo donne, tutte le commissioni e i gruppi di lavoro che continuano comunque nei limiti del possibile a fare quello che fanno le componenti di un quartiere, quindi a prescindere li ringrazio tutti perché da soli non saremmo riusciti a fare niente in questi 3 anni. È durato 12 anni il digiuno di Porta del Foro in una giostra del Saracino accesa, combattuta, anche in dubbio a causa del forte acquazzone che l'ha preceduta, poi con un po' di ritardo è cominciata una serata ricca di palpitanti colpi di scena. Alla fine il successo è andato al quartiere che non vinceva da più tempo. I big della giostra dedicata in questa edizione a Pietro Benvenuti nel 250° anniversario della nascita rimangono nell'ordinario. Enrico Vedovini apre la piazza con un 4 per Porta Sant'Andrea. Stesso punteggio per Porta Crucifera con Adalberto Rauco. Addirittura 3 per Elia Cicerchia porta Santo Spirito alla consapevolezza quasi di uscire dai giochi, anche perché Gabriele Innocenti coglie uno splendido 5 per Porta del Foro dopo che la sua prima carriera era stata disturbata e quindi fatta ripetere. Nella seconda serie di carriere Tommaso Marmorini rimane sul 4 per Porta Sant'Andrea, stessa cosa per Lorenzo Vanneschi di Porta Crucifera, Gianmaria Scortecci trova il 5, ma non basta. Così il tiro decisivo c'è la Porta del Foro, basta anche un 4 per Davide Parzi ed è proprio così, va sul sicuro e dopo 12 anni il quartiere può tornare a urlare di gioia. La gente non vedeva l'ora e mi dispiace per quelli che non l'hanno potuta vedere questa serata. Ci sono tante persone importanti per Porta del Foro che abbiamo perso negli ultimi anni. Sandro, Marcello, Bruno, il mio babbo, ma sono sicuro che stasera sono tutti insieme lassù a guardarci, a gioire per noi. Ci hanno guardato. Una giostra che ha rischiato di non tenersi per il maltempo, la vostra prima carriera gravemente disturbata, insomma, sono vissuti anche momenti di tensione. Sì, sono quelle giostre che io prima della giostra ero contrario a correrla. Ero uno di quelli che aveva dato parere contrario a correrla e poi l'abbiamo vinta. Quindi questo è lo strano, il bellissimo e il meraviglioso di questa manifestazione. Cosa hai provato intanto? Non lo so. È il numero uno! Non lo so cosa ho provato. Davide! Sicuramente domani riguardandomi alla televisione capirò cosa ho provato, perché non lo so. Perché si dice no, poteva essere il tiro più facile ma anche il più pesante. Il più difficile. In prova generale mi era già capitato che ci bastava 4 per vincere e purtroppo andai a finire sul 3. Quell'esperienza mi è servito perché comunque un tiro che può sembrare facile non lo è e mi è servito a non sottovalutare quel tipo di tiro e a rimanere concentrato a mille per portare a casa questa lancia che veramente il quartiere intero se la merita, non da quest'anno ma ormai da anni si merita questa vittoria. Innocenti, insomma, entrate nella storia di questo quartiere. Gabriele, ce lo meritiamo, siamo cresciuti in questo quartiere da figuranti per poi diventare giostratori. E stasera è una delle emozioni più belle della mia vita, veramente. Una coppia molto affiatata, l'avevate già fatto vedere nelle provacce, e insomma, averlo rifatto in giostra è tanta cosa. L'ho rifatto in giostra, è stato tanto soddisfacente in prova generale riuscire a vincere, ma vincere la lancia d'oro e Porta del Foro dopo 12 anni non ci sono paragoni. A chi la dedico? La dedico alla mia fidanzata Benedetta, che tutto l'anno la mando al manicomio. Tra il lavoro e i cavalli non ho veramente un attimo di tempo per lei. La dedico a tutto questo quartiere intero che se lo merita davvero tantissimo, se lo merita da morire. Una gioia immensa. Sì, esagerata sinceramente. Insomma, hai aperto la serata tu e con quella carriera peraltro disturbata, che cosa hai provato in quel momento del disturbo? Nel momento del disturbo mi sono visto arrivare i figuranti addosso e la cavalla ha reagito e l'impatto è stato devastante perché ero sotto pareggio e una lancia è schizzata via. Ho provato a riprenderla ma era impossibile. Da ripetere assolutamente e poi hai tirato fuori questo gran risultato.
abbiamo rifatto il movimento che si faceva di solito e ci si è provato, ci si è messo tutto. A chi la dedichi? Alla mia famiglia, a tutte le persone che ci danno una mano durante l'anno e a delle persone che purtroppo non ci sono più. Il nostro parente che è stato capitano del quartiere e soprattutto al nonno di mia moglie che se n'è andato poco tempo fa, che ci avrebbe tenuto veramente tanto. Potete aprire un ciclo? Speriamo di sì, speriamo. Noi lavoreremo tanto uguali. È Gianni Cantaloni che quando rimette questi costumi succede sempre qualcosa di strano. Sì, senti, io voglio dedicare questa vittoria a Giancarlo Felici e a Sandro Sganappa, perché è il frutto di un lavoro pauroso. Il quartiere sta facendo dei miracoli, si sta lavorando in maniera incredibile. In un anno si è messo a posto il campo d'allenamento, si sono fatte delle cose paurose. Ci voleva questo, ma ce lo meritavamo e lo sapevamo. Però ci ha aiutato Giancarlo e Sandro. Grazie Gianni! Per loro!